In Italia i figli lasciano la casa dei genitori mediamente a 30 anni. C'è chi lo fa molto prima e chi invece, nonostante i 40 anni suonati, continua a vivere con la madre e il padre. E quando anche avvenga il distacco, spesso il figlio va a vivere in un altro immobile di proprietà degli stessi genitori, non avendo soldi a sufficienza né per acquistarne uno per sé né per pagare l'affitto. Al di là della generosità e solidarietà che nell'ambito di una famiglia è normale che vi sia, da un punto di vista legale è bene tuttavia chiedersi quando lasciare la casa dei genitori, ossia quando il padre e la madre possono obbligare il figlio ad andare via. Di tanto si è occupata più volte la giurisprudenza sotto un duplice aspetto, quello dell'abbandono del tetto familiare, ove cioè il figlio è cresciuto sin dalla sua tenera età, e quello invece dello sgombero dell'appartamento ricevuto incomodato quando le esigenze abitative del figlio siano finite. Ve ne parlerò qui di seguito, ma prima lanciamo la nostra sigla. Questa è la legge! Il diritto dei figli di restare a casa dei genitori è legato al dovere dei genitori stessi, previsto dalla Costituzione, di mantenerli fino a quando, divenuti ormai maggiorenni, non raggiungono l'autosufficienza economica. Dunque, non si può mai mandare via di casa un minorenne, anche se lavora. Del resto, fino a 18 anni i genitori sono responsabili civilmente per le sue azioni, cioè anche se non rispondono dei suoi reati o altri illeciti, devono comunque risarcire i danni all'eventuale vittima. Al contrario, per il maggiorenne bisogna fare un vaglio caso per caso. Il figlio che ancora si sta formando, sia studia con profitto oppure sta cercando attivamente opportunità lavorative, ha diritto a rimanere a casa dei genitori. Quando però il figlio rimane inerte, nel senso cioè che né studia né cerca lavoro, i genitori possono sfrattarlo. Anche se avviene di rado, i genitori possono, volendo, ricorrere al giudice per mandare via di casa il figlio quando questi, pur potendo mantenersi da solo, non lo fa. E ciò non succede solo quando il figlio acquista l'indipendenza economica perché ha ottenuto un lavoro che gli consente di rendersi autonomo, ma anche quando, pur disoccupato, questi ha acquisito la potenzialità per farlo, cioè tutte le carte in regola per mantenersi da solo, il che avviene quando, terminato o interrotto volontariamente il percorso di studi, il figlio giovane non si dà da fare per cercare un'occupazione. Sotto il primo profilo, quello cioè del figlio occupato, c'è da fare alcune precisazioni. Non è necessario un lavoro stabile e remunerativo, può rilevare anche un lavoro precario a tempo determinato e non perfettamente in linea con le aspirazioni del giovane. 2. Il figlio che viene licenziato anche dopo poco tempo dall'ottenimento del posto ha ormai perso ogni diritto al mantenimento per sempre. Non rilevano quindi i successivi mutamenti della sua condizione economica. Il diritto ad essere sostenuto dalla madre e dal padre è ormai cessato e non può più tornare in vita, il che significa che non può tornare il figlio a bussare alla porta del padre e della madre. Sotto il secondo profilo, quello cioè del figlio NEET, cioè acronimo di Not Engaged in Education, Employment o Training, ossia un giovane che non studia, non frequenta corsi di formazione e non lavora, a detta della Cassazione si può presumere che una persona di 35 anni ancora disoccupata debba attribuire il proprio stato non già all'assenza di offerte da parte del mercato occupazionale, ma alla propria inerzia. E ciò perché, superata una certa soglia di età, appunto 35 anni, il figlio deve sapersi accontentare di ciò che viene senza fare troppo lo schizzinoso. Rispondiamo allora alla domanda iniziale: quando bisogna lasciare la casa dei genitori? Al massimo dopo 34 anni, almeno per la legge. Al 35esimo anno il figlio deve essere indipendente, qualsiasi percorso di studio professionale o imprenditoriale abbia scelto. 35 anni è la soglia per smammare. La legge prevede un particolare strumento per tutti i casi in cui il comportamento del figlio possa essere pericoloso per gli altri conviventi, come madre, padre, fratelli e sorelle. Si tratta dell'ordine di protezione previsto sia dalla legge civile che penale. Il dovere di allontanarsi dalla casa viene impartito dal giudice tutte le volte in cui vi sono ripetuti episodi di violenza domestica, non solo fisica, ma anche psicologica, sempre sul ricorso della vittima.
Veniamo ora al caso in cui il figlio, pur abbandonando la casa dei genitori, vada a vivere in un altro immobile avuto in prestito da questi stessi, cioè dal padre e dalla madre. Il prestito di un bene si definisce, come sapete, comodato. Il comodato di un immobile non richiede un contratto scritto, ma può avvenire anche verbalmente. Attenzione però, la redazione di un documento scritto, anche senza l'assistenza del notaio, è necessaria per dare al comodato un termine di scadenza. E senza scadenza, come vi dirò a breve, è più difficile mandare via il figlio dalla casa concessagli in comodato e insieme a lui anche l'eventuale moglie o compagno. Difatti, la giurisprudenza ha stabilito due casi in cui i genitori, pur volendo, non possono riprendersi la loro casa. Partiamo dal presupposto che i genitori diano al figlio un immobile in comodato affinché questi possa soddisfare le proprie esigenze abitative. Il contratto non viene redatto per iscritto e dunque non viene fissata una data di scadenza. Ebbene, se il figlio vive nell'immobile con una donna e con questa ha un figlio, il giudice, in caso di separazione tra i due, può assegnare la casa alla donna. I suoceri quindi non potranno mandarla via, almeno non prima che il nipote divenga autonomo o comunque in grado di trovare da sé un'occupazione. Il secondo caso è quello del figlio che prima sposato con una donna, poi divorzi da questa e si risposi con un'altra. Anche in tale ipotesi, i genitori che gli hanno dato l'immobile per soddisfare le esigenze abitative con la prima donna non potranno avere indietro il proprio bene, e ciò perché l'esigenza abitativa non è appunto cessata nonostante la modifica del nucleo familiare. Questa è la legge. Questa è la legge! Questa è la legge! Questa è la legge! Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge!